Entriamo nella parte dove ci sono le vaschette d'acqua, che oggi con tutte le piogge che ha fatto hanno riempito la fontana. Si può notare che abbondante stillicidio che c'è oggi dopo una giornata di pioggia. Qui si vede chiaramente la faglia, il soffitto si sta spaccando e ci saranno ancora possibilità di crolli. Proseguiamo da questa parte. Qui abbiamo appunto la cavità dove si sono formate alcune concrezioni calcaree dovute allo stillicidio dell'acqua. Oggi, dopo le piogge, abbiamo lo stillicidio che è aumentato e si vedono dalle gocce che cadono. Il bianco è dovuto al deposito di bicarbonato di calcio che è solubile nell'infiltrazione di acqua. Le gocce che si staccano dalla stalattite e depositano il bicarbonato di calcio formando la stalattite. Le gallerie sono state scavate per la raccolta di questa sabbia che usavano gli abitanti del posto e la vendevano per usarla come lucidante per i metalli, tra i quali anche il rame. Adesso qui vediamo i segni dei colpi di piccone per togliere la sabbia dallo strato. Ecco, qui si vede ancora di più i colpi di piccone che usavano come attrezzo in questa sabbia non tanto dura, ma abbastanza maleabile. Questi cime qua collegavano ad altri ambienti dove veniva estratta la sabbia che, con le misure che abbiamo fatto, ci sono circa 400 metri di sviluppo fra gallerie e sale. Qui non si può mai alzarsi in piedi, tranne che magari in ginocchio. Ecco, qua c'è una diramazione in cui ci sono due gallerie, una a destra e una a sinistra. Entriamo in quella a destra e vediamo se troviamo anche qui le vaschette di acqua. Ecco qua un altro punto di stillicidio d'acqua che proviene dal soffitto. Abbastanza abbondante anche oggi.